Buonasera, siamo a Francavilla in compagnia di Luca Romagnoli, esponente di spicco della destra italiana, ha avuto numerosi incarichi, tra cui lei è stata anche europarlamentare. Attualmente fa parte della direzione, se non sbaglio, della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, oltre ad essere stato fondatore di... A suo tempo tra i fondatori della Fiamma Tricolore. Bene, allora lei è presente in Abruzzo a sostegno del candidato di centrodestra Marco Marsiglio. Quali sono gli obiettivi per un uomo di destra come lei per l'Abruzzo? Diciamo l'attenzione al sociale ovviamente è quella che secondo me Marco Marsiglio ben può rappresentare e ben può garantire. La mia visita qui è un po' per cercare di sollecitare quei militanti, quegli elettori di destra che proprio sull'attenzione al sociale hanno particolare sensibilità. Certo, anche sollecitare quelli che un tempo sono stati elettori del vecchio Movimento Sociale Italiano, della Fiamma Tricolore, che credo oggi ritrovino in Marsiglio e comunque in Fratelli d'Italia un riferimento importante da sostenere per ridare un po' alla Regione Abruzzo un rilancio amministrativo di cui credo ci sia senz'altro necessità. Allora, per Luca Romagnoli c'è bisogno di questa destra sociale in Abruzzo come altrove? Sì, credo di sì, perché sta nelle nostre tradizioni. Fratelli d'Italia viene comunque dall'esperienza di Alleanza Nazionale, quindi dal Movimento Sociale Italiano. È la nostra storia, sono le nostre radici che proiettate nell'oggi e nel futuro hanno dato germogli diversi, oggi ci chiamiamo Fratelli d'Italia e ovviamente abbiamo ampiamente preso atto di come il mondo sia cambiato, il modo di proporsi, il modo di far politica, di fare progetto cambi, perché fare politica significa fare la politica per il futuro, non con la destra rivolta al passato, però chiaramente la nostra identità, la nostra storia, quelle che appunto sono le nostre radici, le manteniamo e le curiamo soprattutto con l'attenzione al sociale. Bene, qual è il suo auspicio per questa, per Luca Romagnoli, per questa parte finale della campagna elettorale in Abruzzo? Sono qui da militante, non ho nessun interesse personale elettorale né nelle regionali né neanche nell'immediato futuro alle europee, quindi il mio auspicio è che Marco Marsiglio diventi presidente di questa regione e porti a un rilancio di una delle regioni a cui sono anche affezionato personalmente, per storia familiare, per il passato e che ritengo una delle regioni di più importante prospettiva per Fratelli d'Italia, ma anche per il rilancio della nostra Italia, del nostro nome, dei nostri prodotti tradizionali e di quanto l'Abruzzo ha sempre rappresentato in termini di coscienza, capacità di lavoro, imprenditorialità e quant'altro questa regione rappresenta. Bene, la restituiamo agli amici della Sala Gremita che l'attendono. Buon lavoro e buona serata. Grazie a lei. Grazie, buona serata a tutti.